nonstop. Yeah. Good morning, Denver. Buongiorno. Buongiorno, piccolo bubu. Sei mio piccolo bubu. Buongiorno, amore mio. Tanti baci, tanti baci. Ha già fatto la papa, gatto Denver, quindi non è che piange perché ha fame. Vuole un po' di coccole post-pappa e pre-sonnellino. Questa è la nostra routine. Pappa, coccole e poi sonnellino. E qui c'è gatta Stellina. Qualcuno sta preparando la colazione. E qui c'è gatta Stellina. Gattina, che come al solito non mi calcola di striscio. Ma un pochino sì. Ciao patatina, ciao patatina. Sì? Il fatto che Denver sente l'odore della carne e quindi è molto interessato. Nel frattempo qui stiamo preparando la colazione, che ovviamente non è per me, ma mi sto abituando al profumo di carne e uova la mattina. A volte partecipo anch'io. Questo è il modo in cui Michael fa il caffè. Now I'm gonna show everybody how you make your coffee. And we're gonna ask them what they think about this. How did you say this was called? French press. Questa si chiama French press. Io l'avevo già vista, però non è una cosa molto diffusa da noi. O mi sbaglio, ditemi che cosa ne pensate, ma lui adora il caffè così, piuttosto che utilizzare la moka. Want to describe your breakfast for us? Sausage, egg, avocado, hot sauce. Nice. Salsa piccante, salsiccia, avocado, uova su toast. E il caffè, come ho mostrato prima, che so, io che lito. Questa invece è la mia colazione, più direi continentale. Ragazzi, sono usciti di nuovo gli Starbucks, che come sapete prendo ogni anno il white chocolate mocha natalizio, è buonissimo, buonissimo, e lo trovo al supermercato, tra l'altro era anche in offerta, quindi ho questo nella tazza, poi mangerò questa piccola crostatina, che sono tipo le nostre crostatine alla marmellata, le conoscete, nel frattempo stanno crollando aerei, e yogurt greco, questo è quello al 10% che vi ho fatto vedere nel video svuota la spesa, un kiwi e della spremuta d'arancia fresca. E qui c'è Denver, che vorrebbe partecipare al banchetto. Boop. Stiamo discutendo sul fatto se dobbiamo fare il bagno ai gatti o no. Alexa, is it recommended to bathe your cat? According to an Alexa Answers contributor, while it can be okay to give a cat a bath, it is not recommended. Alexa, this is... Alexa question contributor. I told you. This is like a subreddit. I told you, you shouldn't bathe. Not a chance. Alexa, from a veterinarian standpoint, is it good to bathe your cat? Foods that make a great diet for cats. My Alexa is a little bit... This is fucking broken. Finita colazione, tra un po' vado a prepararmi. Nel frattempo sto rispondendo a qualche email che ho lasciato da ieri, quindi in questo periodo ne ho tantissime, quindi rispondo alle email, poi vado a prepararmi. E come impostazione skincare e make-up, devo sistemare anche i capelli, ma questi li facciamo poi all'ultimo, quindi in questo momento sono un po' un disastro, li ho lavati e devo piastrarli. Nel frattempo chiacchieriamo, anche perché oggi è un vlog abbastanza speciale, perché praticamente sono anche emozionata, perché è il primo vlog che vi faccio praticamente casereccio con Michael, perché come sapete è da un po' che siamo andati a vivere assieme, ovvero lui è venuto a casa mia, quindi sono appunto, sì, non lo so, emozionata, è un vlog un po' particolare. E in questi giorni, lo sapete, vabbè, sono stufa di dirvi, mio fidanzato è canadese, quindi siccome ogni volta mi uccidete praticamente, quindi ormai lo sapete, e quindi in questi giorni c'è stato il giorno del ringraziamento canadese, quindi volevamo andare in un negozietto che ha un sacco di roba americana e canadese e prendere insomma quello che gli manca un po' di casa, quindi questa sarà un po' la mission di oggi. Penso che poi cucineremo le cosine stasera, ma appunto adesso siamo in postazione skincare e make up e voglio fare uno skincare un po' particolare con voi, perché come sapete sta andando un sacco di moda, ne parlano tutti, è praticamente un trend, la glass skin. E visto che ho escogitato una routine
skin. Per avere la glass skin voglio condividerla con voi oggi. Ho fatto la doccia, ho lavato solo il viso con il mio detergente, ho utilizzato il The Bubble Double di Yepoda, non so più quanti ne ho usati di questo prodotto, è fantastico, questo lo utilizzo appunto sempre la mattina e la sera per detergere il viso. E poi ho tutti i miei prodottini con cui vado a creare, non sempre, ma quando voglio una pelle bella, luminosa, appunto con questo effetto glass, con questo effetto vetro, che quindi è luminosa ma non lucida. C'è una bella differenza tra queste due cosine, appunto voglio farvi vedere tutti i prodotti che utilizzo per ottenere la glass skin. Non ho applicato ancora nessun prodotto sulla pelle, quindi andiamo assieme a fare tutta la routine. Primo prodotto che applico è la crema contorno occhi di Yepoda. Sto per finirla, questo è il mio secondo, terzo vasetto di questa crema occhi, la adoro. Già vi ho parlato di questa crema occhi, ne basta pochissima, la utilizzo sia la mattina che la sera. È un po' una crema occhi passepartout, diciamo, da tutti i giorni per tutte le tipologie di pelle, perché è idratante al punto giusto. Questa in realtà non fa tanto parte della routine glass skin, ma come sapete applico sempre 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 una crema idratante, un prodotto idratante sul contorno occhi da quando praticamente ho 12 anni, 13 anni, una cosa del genere, quindi mai 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 skipparla. Secondo me è uno dei miei segreti di bellezza più grandi. Poi, secondo prodotto che vado ad utilizzare è la Mist Have. So che non vi aspettereste di utilizzare questo prodotto forse prima di andare ad applicare gli idratanti, ma fidatevi, ho escogitato questa routine e funziona. Questa è la Mist Have, la conoscete, anche di queste non so quanti già ne ho finite, la adoro e la porterò con me anche in uno dei prossimi viaggi, che ormai è imminente. Perché è meno di un mese, tipo 3 settimane e partiamo. Non vedo l'ora, è una destinazione in cui sono stata tantissime volte, quindi secondo me ormai già tutti l'avete capito. Vi ho fatto anche il sondaggio su Instagram e ormai ogni volta che devo andare da qualche parte voi già sapete dove devo andare. Io cerco di fare l'effetto sorpresa, ma non funziona tanto, quindi sono un po' prevedibile nei miei viaggi, ma ci sono dei posti che ho nel cuore e se ho la possibilità ci ritorno. Ma ritorniamo alla nostra glass skin, vedrete presto e ovviamente vi porterò con me, vi porterò con noi come in tutti i miei viaggi. Ma vado a spruzzare la mia Mist Have. Questo è uno spray idratante rinfrescante che contiene anche acido ialuronico e vado a spruzzarla sul viso e un po' sul collo. La lascio asciugare, ci mette tipo 3 secondi. E in questo modo già secondo me si può vedere un pochino di più la pelle luminosa, ma questo è solo il primo step. Poi vado ad applicare questo siero, si chiama The Repair Hero, che contiene niacinamide. Mi ha aiutato e continua ad aiutarmi tantissimo a far sparire tutte le... cioè ormai non ne ho praticamente più, però se vedete i miei video tipo dell'anno scorso le vedete tutte le macchie che avevo dovute a brufoli vecchi eccetera, lo sapete, la mia pelle è super super delicata, quindi qualsiasi cosa mi lascia il puntino e poi non se ne va. È uno degli ingredienti che ho veramente trovato che funzionano meglio per questo tipo di problema, è la niacinamide. Quindi vado ad applicare questo sul viso, non ne serve tantissimo, veramente ne bastano 2 gocce. Poi arriviamo adesso all'idratante del mio terzo step, vado ad applicare la mia crema, questa è la The Make My Day Cream, questa è quella che utilizzo sempre la mattina, la sera uso sempre quella viola, la Midnight Magic, e vado ad applicare questa sopra il mio siero. Adesso ultimo step per la mia glass skin, passo al mio siero preferito di Yepoda, che è The Glow Hero. Ve l'ho parlato in lungo e largo di questo siero, non voglio annoiarvi, lo conoscete, questo è il siero più nutriente di Yepoda. Solitamente lo applico la sera sia da solo prima della crema idratante, ovvero la maschera, quella viola, oppure lo mischio se sono pigra, lo mischio direttamente alla crema e poi appunto mescolo e applico direttamente, ma se voglio l'effetto glass skin questo è assolutamente immancabile. La sera ne applico tantissimo, per effetto glass skin ne bastano veramente 2 o 3 gocce, non di più, perché è super 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 nutriente e ti lascia appunto la pelle super luminosa e ha un profumo, mamma mia, buonissimo. E voilà, penso che si veda bene anche in videocamera. Mi lascia questo effetto, lo vedete, molto
glass molto 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 effetto vetro, glass skin, ma non è lucida, e questa è una cosa veramente che io adoro. Quindi diciamo che non tutti i trend li seguo particolarmente, non tutti i trend mi ispirano, ma la glass skin sì, assolutamente. E quindi anche quando, vabbè, oggi un po' di make up lo applicheremo, ma anche quando non voglio applicare il make up e voglio semplicemente però una pelle che abbia un aspetto sano, luminoso, questa è la routine che seguo. Di Epoda, come al solito, vi lascerò un codice sconto per voi che vi lascerò qua in sovraimpressione, poi ve lo metto naturalmente anche giù nel box informazioni assieme al link diretto al sito Epoda. Una cosa che voglio sempre menzionare quando parlo di Epoda è la garanzia soddisfatti e rimborsati entro 30 giorni, perché Epoda è uno dei pochissimi brand che offre questa cosa e secondo me è indice di serietà e vi fa capire quanto il brand ci creda nella qualità dei loro prodotti. Quindi se acquistate i prodotti Epoda, non vi trovate bene, entro 30 giorni avete il rimborso completo di tutto quello che avete speso. Quindi appunto secondo me questa è una cosa molto 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 importante e vorrei che la facessero tutti i brand, quindi secondo me gli altri dovrebbero un po' imparare da Epoda per questo. E quindi mia family, adesso passiamo direttamente al make up, anche se un po' mi dispiace coprire questo effetto glass skin che continuo a guardare perché è bellissimo. Base make up, vado ad applicare questa di Sugar, non mi ricordo mai il nome di questo brand, Super Goop, non so perché Sugar, Super Goop, ed è in realtà un ottimo primer per il make up che ha anche SPF 40. Questo è un primer che vi consiglio solo se avete la pelle mista, perché ha un effetto opacizzante, quindi se avete una pelle secca potrebbe essere un pochino appunto troppo secco, non abbastanza idratante per voi assolutamente, però se avete la pelle mista lo stra consiglio. Fondotinta, ragazzi, fondotinta che funziona, non si cambia mai, quindi continuo con il mio nudissimo di Diego Della Palma. Come al solito mischio due colori che sono il 242N ed il 243C per ottenere il colore perfetto per me. Nel frattempo, in questi giorni sto organizzando il mega 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 trasloco verso l'Italia nuovamente, e si spera per l'ultima volta, anche se con me in realtà non si sa mai, ragazzi. Cioè, tipo, ieri parlavamo di trasferirci in Irlanda. Vi dico solo questo, quindi con me non si sa mai, aspettatevi sempre delle novità, ma appunto per il momento, sperando che sia l'ultimo, torno in Italia, già lo sapete, quindi in questi giorni sto un po' organizzando tutto quanto, sia l'ultima visita con il padrone di casa qui, e poi naturalmente con la ditta di traslochi che porterà tutte le cose giù a Trieste. Penso di chiamare la stessa ditta che avevo chiamato, anzi se avete consigli in realtà su, vabbè, ne approfitto per chiedervi un consiglio, e se conoscete delle ditte di traslochi fidate che fanno traslochi in tutta Europa, fatemi sapere. Ma penso che appunto contatterò, se non ne trovo altre migliori, penso che contatterò la stessa ditta che mi aveva fatto il trasloco quando mi ero trasferita appunto qui nel 2020. Non ci posso credere che siano passati già più di 3 anni, cioè, ma vi rendete conto? Secondo me è, non lo so, per me è inconcepibile che siano passati 3 anni, mi sembra siano volati. E tra un mesetto circa inizieremo ad inscatolare tutto quanto, quella è un po' l'unica cosa che devo fare io, quindi mettere tutto negli scatoloni, per il resto ci pensa poi appunto la ditta di traslochi. Correttore uso questo di Nabla, è in colorazione light peach. Mi state chiedendo in tantissimi tra l'altro di farvi il video con le motivazioni che mi hanno spinta a voler ritrasferirmi in Italia. In realtà non era neanche un video che pensavo potesse interessare tanto, invece me lo state chiedendo in tantissimi, cioè tantissime persone che vivono ad Amsterdam o che vorrebbero trasferirsi ad Amsterdam e che vogliono sapere le motivazioni, quindi vi farò questo video, anche se sento onestamente tantissima responsabilità per fare questo video, perché ovviamente ci sono anche delle cose non positive che riguardo Amsterdam in particolare, che mi hanno spinta a voler fare questa scelta. Vi ho menzionato, vi ho accennato, chi mi segue anche su Instagram soprattutto, dove ogni tanto proprio mi lamentavo di quello che mi succedeva qui in questa città. Ma è comunque difficile, perché non voglio
parlare male di un paese, di una città in cui sono stata benissimo, che mi ha ospitata per, ragazzi, sono praticamente 8 anni, anche un po' di più, se calcoliamo i 5 anni e poi questi ultimi 3 e mezzo che sono qui, quindi appunto è un paese a cui sono particolarmente affezionata e che mi ha dato tanto e che mi ha fatto proprio crescere come persona, cioè proprio a livello personale. Secondo me fare un'esperienza di vita all'estero, non necessariamente 8 anni, non necessariamente ad Amsterdam, ma proprio fare un'esperienza di vita all'estero ti dà tanto proprio come formazione della persona, del carattere e anche come apertura mentale, perché no, sono molto convinta che sia una cosa utile per tutti, se ovviamente uno vuole e ne ha la possibilità. Ma appunto fare questo video mi mette un po' di ansietta, perché le mie motivazioni poi potrebbero non essere naturalmente valide per tutti, e quindi vi parlerò della mia personale esperienza, ma e poi sono cose che vi ripeterò in quel video, ma non è naturalmente necessariamente l'esperienza di tutti. E quindi sì, uno dei prossimi video sarà questo, ma ho in programma diversi vlog, quindi non so se sarà proprio il prossimo. Blush, ho utilizzato questo di Clinique, il Blushing Blush Powder in colorazione Precious Posy, che, piccola parentesi, se state cercando un colore da tutti i giorni super naturale, questo è ottimo secondo me. Terra, vado ad applicare la mia amatissima Hoola, anche se ultimamente faccio un contouring un pochino più leggero del solito. Mi sono resa conto che andavo un pochino troppo pesante con il contouring, quindi appunto adesso vado leggera leggera e poi lo sfumiamo. E come al solito un po' anche sul naso, in modo che poi tutti possano pensare che ho fatto, che mi sono operata il naso, quando non è vero, ma ogni volta che mi viene detto nei commenti penso: wow, ho fatto un ottimo contouring, se pensano che mi sia rifatta il naso. Andiamo a sfumare per bene il tutto. Ragazzi, tra poco è Halloween e io voglio assolutamente chiedervi che cosa farete ad Halloween. Datemi idee, io voglio assolutamente festeggiarlo, perché per me è una delle mie festività preferite, nonostante io non l'abbia mai vissuto in Nord America, dove viene festeggiato bene. Cioè, secondo me, noi in Europa dovremmo darci una mossa con Halloween e festeggiarlo di più. Lo so che non è una festa nostra, però a me piace tantissimo. Sarà che sono scorpione, sarà che ho una fissazione con il paranormale, però vi prego, festeggiamo di più Halloween. Cioè, dobbiamo, veramente, amanti di Halloween, cioè, uniamoci e facciamo capire a tutta Europa che dobbiamo festeggiarlo di più. Quindi datemi idee. In realtà volevamo fare un ghost tour qui ad Amsterdam, che avevo fatto tantissimi anni fa ed era una figata, ma non so se lo fanno ancora. Ho provato a cercare qualche informazione, non l'ho trovato, quindi era bellissimo, perché c'era questo tizio vestito tipo un po' da Dracula, tipo un po' da vampiro, cioè con questo mantello, con il bastone, con un teschio, che ci ha fatto fare, penso di aver fatto anche un vlog, no, forse non ho fatto un vlog, vabbè, vi sto parlando tipo 10 anni fa, però ci ha portato in giro per la città appunto nella notte di Halloween, facendoci vedere tutti i palazzi che hanno delle storie di fantasmi, raccontandoci le storie. È stata una figata, volevo assolutamente farlo quest'anno con Michael, se riusciamo a trovare questo costo, perché non so se lo fanno ancora, altrimenti voglio assolutamente organizzare qualcosina. C'è una coppia di amici che penso saranno, no, forse lei in realtà parte per lavoro, quindi dobbiamo un attimino vedere, ma se avete idee per Halloween condividetele con me, ragazzi, vi prego, perché sono alla ricerca di idee, voglio assolutamente fare qualcosa per Halloween, magari vi farò un vlog. Illuminante, vado ad applicare Hollywood di Charlotte Tilbury, questo da quando è uscito è uno dei miei illuminanti preferiti di sempre, in particolare nella colorazione Champagne Glow. Mascara, applico questo di Sweet Eight Cloud, mascara adoro, sto veramente amando i prodotti di questo brand, sia il siero per le ciglia, vi avevo menzionato che avevo smesso di utilizzare Revitalash ed avevo iniziato ad utilizzare appunto il siero di Sweet. Ormai sono passati almeno 2 mesi e vi posso garantire che è fantastico,
al livello assolutamente del Revitalash. Le mie ciglia sono lunghissime, continuano ad essere lunghissime, incurvate verso l'alto e molto più scure di quello che sono naturalmente, quindi assolutamente approvato, sto continuando ad utilizzarlo. E nel frattempo, se mi seguite su Instagram, sapete che sono stata all'evento di Swede, sto cercando uno specchietto per applicare il mascara, ok? Quindi se mi seguite appunto su Instagram sapete che sono stata a Milano qualche giorno fa all'evento di Swede, ho provato, ho avuto modo di testare e vedere il risultato dei nuovi prodotti che ancora non sono usciti per questo brand, quindi non si trovano ancora né sul sito né da Douglas, perché in Italia trovate questo brand da Douglas, e mi sono piaciuti un sacco, ma mi hanno dato anche tantissimi altri prodottini da provare con cui mi sto trovando benissimo, quindi voglio parlarvi più nel dettaglio dei prodotti di questo brand, ma nel frattempo appunto vado ad utilizzare il mascara che uso ormai da un po', ragazzi, è pazzesco. E la figata in particolare, potrei farvi in realtà un video dedicato su questo argomento perché mi sono informata tantissimo riguardo le prostaglandine nei sieri delle ciglia. Se non avete mai sentito parlare di questo ingrediente, vi consiglio di informarvi su internet, ed il siero di Swede è uno dei pochissimi sieri che funzionano ma che non contengono prostaglandine, quindi se volete un video dedicato su questo argomento e su tutti i sieri che ho provato e sui vari ingredienti, posso farvi appunto il video dedicato, perché ne ho parlato tantissimo con Valentina, che ormai conoscete tutti, la mia amica che è dermatologa, e mi ha un po' aperto un mondo per quanto riguarda le prostaglandine, questo ingrediente, nel senso che pochi sanno di questo ingrediente, del perché molti sieri ciglia funzionino ma non si sa bene perché funzionano, ecco. Quindi siccome è un ingrediente un pochino controverso, si può dire così, cioè appunto secondo me va esplorato un po' di più questo argomento, quindi appunto se volete un video dedicato ve lo faccio, volevo farvelo già ma ho voluto informarmi al meglio, cioè quando vi faccio un video riguardo a temi delicati o comunque che possono essere legati al mondo della dermatologia o comunque al mondo della medicina, mi informo sempre con un medico prima di farvelo, quindi appunto fatemi sapere se vi può interessare, magari proprio un video dedicato, non lo so, ma magari posso parlarvi dell'argomento magari in un altro vlog. Mascara fatto, ragazzi, cioè guardate che meraviglia, è pazzesco, mi fa delle cigliozze lunghissime e non sbava. Passiamo alle sopracciglia, uso sempre la mia Precisely My Brow Pencil, colorazione 2.5. Rossetto, vado ad applicare questo di She Glam, rido perché non so neanche se riuscirò ad applicarlo perché questa è praticamente la fine, cioè l'ho utilizzato tutto, ho amato questo rossetto, è no transfer, effetto matte ma non secca le labbra. La mia colorazione preferita è la Rule Breaker, è un rosato, un nude rosato stupendo, però appunto mi sa che devo ricomprarlo. In realtà avevo lavorato con She Glam per sponsorizzare questi rossetti e come tutte le mie sponsorizzazioni le faccio quando un prodotto mi piace davvero davvero tanto, e la riprova, e la prova è proprio questo, che ormai è finito. Voilà, make up fatto, adesso vado a sistemare i capelli e usciamo. Stiamo andando verso questo posto che dovrebbe avere tutte le robine canadesi e americane da mangiare. Siamo in una parte della città che non in tanti conoscono, un po' più tranquilla. I pappagallini di Amsterdam. Passando ho visto il negozio di Blonde Amsterdam. Mamma mia, ragazzi, se venite ad Amsterdam dovete assolutamente venire qua. Hanno delle cosine troppo troppo carine, sono tutte ceramiche dipinte a mano, qui poi si può prendere anche un tè, un caffè, una fetta di torta. Secondo me hanno delle cosine per la casa che sono, cioè, tra le più belle al mondo. Qui hanno bicchieri, tazze, poi ci sono anche i portasapone che sono bellissimi, oddio!
No, vabbè. Cioè, io comprerei tutto, tutto. Quindi, stavamo discutendo su chi ha inventato il caffè. Gli stavo dicendo, guarda che il caffè è italiano. No, non è vero, non è vero. I was right. Dice che lui ha ragione. Yeah, I was right. It's from Ethiopia. Yeah. Quindi è dell'Etiopia il caffè. So you can't say how to. But if we go to ask for illy coffee, they go heavy illy coffee. Because they have a stronger marketing team than Addis Ababa. If you ask for Ethiopian coffee, nobody's gonna have it because Italian is the best. Thank you. It's because it's the cheapest. We will pretend we didn't hear you. No, vabbè ragazzi, questa è tutta la sezione natalizia. Vi prego, i bicchieri con l'omino di pan di zenzero. Ci sono tutte le cosine natalizie. No, vabbè, la tazzina con il maglione. E poi questi con San Nicolò, che questi chiama Sinterklaas. Le casine di pan di zenzero. Oh, okay. Advent calendar. I already saw them as soon as we got in there. Ed eccoci qua. Show us all your things. Oh, Twinkies. Twinkie if you want it. I want to try it. Show us all the stuff that reminds you of home. Mostraci tutte le cose che ti ricordano casa. For example, look at Nesquik. C'è Nesquik al cioccolato, Nesquik alla fragola e Nesquik banana. Stay away from that. What? It's not good? Well, the bananas and milk always made me office. Dice di non assaggiarlo che ti fa andare in bagno. Quello alla banana. Do you have Dr. Pepper normal? Yeah, I think we do at the supermarket actually. I've never tried it though. Not the zero, I think. I've never seen the zero, so that's why I'm getting there. Qui praticamente hanno tutte robe americane, canadesi e forse anche inglesi, o solo, sì, americane, inglesi e canadesi. Che per me è tutto nuovo, onestamente. Alcune cose le ho viste nei film, tipo le Pringles alla pizza. C'è? It's maple flavored. Bacon? Bacon al sapore di sciroppo d'acero. Io non so. I trust you. Yeah, but tell us what you're getting. What is this? Black pudding? White pudding? It's like fat in a tube. Black pudding is made with blood. With what? Blood. Ooh. That's like normal cut. Like normal this thickness. Is what you wanted, yeah, yeah. Perché yeah. Quelli che troviamo in questo supermercato sono sottilissimi, cioè il bacon è sottilissimo. That's just like bacon from the UK. Comes in an ear, like a pig's ear. Your beans. Those we find them at Albert Heijn, and I think they're cheaper. Questi li troviamo al supermercato qui, questi della Heinz. E Michael mangia sempre a colazione. There's like one particular McCain chips that I love. Oh look, they have your Yorkshire pudding. No. Yeah. I don't see them here, the ones I like. Never from a bag. Oh. Eccoci qua, e dovevamo trovare il tacchino. This was our mission. Get a turkey. We can't even fit that in the freezer. Yes, though. In the freezer. What would we go in the freezer? We're gonna have to cook it for tomorrow. Una cosa che loro mangiano sempre per il ringraziamento, you eat it on Thanksgiving, pumpkin pie, right? Or no, yeah. Thanksgiving, yeah. Yeah. E quindi prendiamo questo che è tipo purè alla zucca per fare la torta alla zucca. Quindi dolce. I don't know, probably need two. Can't have too much. Oh my gosh, I love fluff. Do you want it? I love it. If I buy it, I will eat the whole thing. Cioè, se lo prendo, me lo mangio tutto. I tried both.
ho provato sia questo bianco, ragazzi, cioè questo è marshmallow in un vasetto, praticamente una crema al marshmallow, vi giuro, lo dovete provare. È la cosa più buona al mondo, non voglio dire più della Nutella, ma secondo me alla pari. Hanno anche la versione alla fragola, ma la mia preferita è decisamente quella semplice bianca. Oddio. E il mio sogno è prendere questi marshmallow giganti e arrostirli davanti sul fuoco, praticamente come nei film, quando si va in campeggio. Wow. Oh, yes. What is it? It's just proper hot sauce. Tipo spicy sauce? Salsa piccante? Salsa piccante. Salsa piccante. This is the... Oh, there it is. It's curved. No, this. And this looks very spicy. Can I say that? Looks deadly. Maybe. I don't know. I've not had the black one. This one that isn't Caribbean is usually amazing. The habanero that isn't Caribbean, you know what? I might as well just get it. Where's the price on it? Doesn't say. I've seen Amazon try to get you for like $20 on this. It's called Valentina? Valentina. No. Yeah. Vabbè, salsa piccante Valentina. Is it an Italian name? Is it also Spanish? It's probably Spanish, yeah. Muy picante. That's, yeah. Adoro. I'm gonna spend a fortune here. This is all stuff that I haven't had in like forever. No, I'm happy you find it here. What's that? Salsa verde with eggs is amazing. So you know how to say green in Italian? It's the same. Well, it's almost the same in French. French toast. Look at the bagels. No. See this? You have 5 boxes for 10, and it used to be 5 for 34. Have you ever had French toast crunch? No. It's actually little French toast. Those I tried. Yeah. I like those. But I can't have too many, they're like, I don't know, such a strong taste. E cinnamon toast crunch. So, sezione cereali. Honey shreddies is probably one of my favorites when I was a kid. Are they small or? Yeah, you get like tiny ones. You don't get it? Not for 6-year-olds. Yeah, but these are with peanut butter and these just are chocolate. Only chocolate, yeah. Perché questi, sicuramente tutti li conoscerete, i cereali Nesquik, ma in Olanda non si trovano e li ho trovati adesso qua in questo negozio americano assurdo, però non c'è la box, cioè io vorrei prendere la box grande, qua hanno solo questa che è tipo multi gusto, ma gli unici che mangerei sono quelli Nesquik in realtà. Quanto mi mancano? Cos'è? We call it an English muffin, but they call it a crumpet. And it's, you just make a breakfast sandwich with it. Mi fa troppo ridere che quando lui dice pudding, cioè noi budino pensiamo a qualcosa di dolce, invece loro intendono una cosa salata per pudding. L'abbiamo perso. Tra tutte le robe che gli ricordano casa. No vabbè ragazzi, vi giuro, io non li ho mai visti. Hanno i popcorn al Twix e i popcorn alle caramelle, quelle aspre, gli Sour Patch. Have you ever tried this? Sneakers? No way. Tornati a casa dopo che ci siamo presi il diluvio, infatti i miei capelli sono fradici, ma questo è il LOL, queste sono tutte le cosine che abbiamo preso per il giorno del ringraziamento canadese che noi faremo domani, che in realtà era qualche giorno fa, ma noi lo festeggiamo domani. A parte le candy cane che ho preso perché, vabbè, non siamo neanche ad Halloween, io già ho preso le candy cane natalizie, ma qui al supermercato si trovano solo alla fragola e io le volevo alla menta e le ho trovate. Ta-da! E poi altra cosina che ho preso sono questi, che è un tipo di cioccolata, è come la milk
bubble, solo che le bubble, le bollicine, in questo caso sono alla menta. Io impazzisco per cioccolato e menta, qualsiasi cosa, anche il gelato. E questa cioccolata l'avevo trovata in Irlanda tantissimi anni fa e poi abbiamo scoperto che esiste anche in Canada e in America, e quindi ho preso anche questa. E poi invece tutto il resto è appunto in realtà proprio per il nostro pranzo del ringraziamento slash cena. Faremo tipo un pranzo che durerà poi fino a cena, un po' come il nostro Natale. E abbiamo preso il tacchino. Questo era il più piccolino che avevano, che non sappiamo neanche se riuscirà a scongelarsi entro domani in realtà, perché Michael mi diceva che ci vogliono di solito 24 ore. Se vogliamo farlo a pranzo domani, siamo in realtà prima delle 24 ore, ma magari lo scongeliamo in un altro modo. Poi abbiamo preso la base per la torta alla zucca, la pumpkin spice cake, e questo sarebbe praticamente... pumpkin spice pie, and this is like the filling. How would you describe this, the puree? That's the filling. The filling, questo sarebbe praticamente il, beh sì, la torta praticamente, cioè l'interno. E poi ci servirà sempre per questa pumpkin spice pie, ci servirà anche il latte condensato che abbiamo preso però al supermercato olandese, questo non è una cosa americana, e abbiamo preso sempre per questa anche la panna spray. E poi altre cosine, allora questo è lo sciroppo d'acero canadese, che mi diceva è uno dei marchi più buoni. E poi abbiamo la salsa Valentina, varie salse che non ho la più pallida idea di che cosa siano e non penso che le assaggerò onestamente. Poi questo, che okay. What did you say this was? Warburton's? We call them English muffins, they call them crumpets. English muffins? It's a sourdough. Tipo dei paninetti. Dei paninetti. E poi abbiamo zucchero marrone, che sarebbe il nostro zucchero di canna, ma molto molto fine, per farlo con le patate dolci, che è una cosa tipica che fanno per il giorno del ringraziamento, non l'ho mai assaggiato, assaggeremo. Sempre per la nostra torta, la mia R che ogni tanto esce inglese, ho preso questi per decorarla, perché devo scriverci qualcosa su, cioè non esiste che faccio una torta e non ci scrivo niente, non la decoro. E poi questa è una salsa al mirtillo, sono ribes quelli rossi, adesso mi sfugge, o mirtilli, vabbè. Questa è una salsina che si mangia, so this smooth cranberry sauce, you eat it with the turkey, with the meat. Yeah, well, I don't know if that's, it's not the right one, the right one is the jelly stuff that you get in a can. Dice che questa non è proprio quella giusta, ma è l'unica che abbiamo trovato. It's like jam, like marmalade. Yeah. That's it. Ok, questa è tipo una, cioè praticamente una marmellata. You want it when it comes in a can like that and you're supposed to get the... Ok, show us how. Do the sound yourself. I didn't show it. Ok, thank you. No, it's weird because in Italy we would eat like this for breakfast. No. Qui invece, cioè, questa noi la mangeremo tipo una marmellata che noi mangeremo tipo colazione, però loro la mangiano proprio con il tacchino, con la carne, un po' come una salsina. E poi abbiamo preso, allora questo che già vi aveva descritto che cos'è Michael, io in realtà appunto non mi ispira particolarmente, questo budino, questo pudding fatto con sangue, la parte scura sarebbe il sangue, non lo so. E poi... Ah, questo è praticamente, sarebbe il gravy, però granulato, cioè in polvere, sarebbe la tipo la salsina della carne, il sugo praticamente, però lo fanno tipo in polvere. E then you add water? I thought you said in polvere, as in like it's only for people in poverty. No, polvere means powder. Well, people in poverty. I was gonna say, that's for, it's like you're cheap. Oh yeah? That's your working You got the cheap stuff? Yeah. Why? Because it's home. Oh, ah, ok. Ok, quindi gli ricordo a casa, ma e qui faremo tipo... Ma you add water? Yeah, and stir. Quindi si aggiunge praticamente l'acqua, si mescola e poi diventa tipo un sughetto di carne. E poi abbiamo preso questi, che ovviamente non sono per me, non sono proprio un amante del bacon, anche solo mangiucchio ogni tanto, è tipo il bacon, però tagliato più spesso, tipo così. There's two types. So that's close to Canadian back bacon. Questo è il più simile a quello che lui trova in Canada. And this is your
like your smoked pork belly. Questo invece è affumicato. E basta, penso di avervi fatto vedere un po' tutto. Vedremo come cucineremo queste cose. Questa sarà una novità, vedremo. Stiamo giocando a Little Hope alla PlayStation. Not tonight. No way. È un gioco horror di quelli che puoi cambiare il gioco a seconda delle scelte che fai. Sono molto molto fighi questi giochi e questo ci ispirava tantissimo. Nel frattempo Gatta Stellina si prende i massaggini. Gatta! Non sul divano. Tatina. Ciao patatina. È in estasi patatina. She's in ecstasy. She's she can't yeah. process any thoughts right now. Where are you going? She's like, where are you going? Sono arrivate le pizze che abbiamo ordinato da quando ho aperto da Michele la pizzeria napoletana qui ad Amsterdam. In realtà c'è a Londra, Amsterdam e Manchester, oltre naturalmente Napoli e tutte le altre città italiane. Da quando sono arrivati loro ad Amsterdam ordino e vado sempre praticamente solo da Michele, ragazzi. Cioè, guardate che meraviglia, le abbiamo riscaldate un attimo in forno perché la pizzeria è lontanuccia, quindi arrivano sempre un po' freddine. Ho preso una margherita che è gigante, cioè questa è la mia mano. For reference, look at my hand and how big the pizza is. Ed è una margherita con acciughe. E Michael ha preso, do you remember the name of yours? Olitana. Ortolana. Che sembra molto buona, è gigante. Buon appetito. Pronta per la mia skincare serale, ragazzi. Adesso mi strucco e poi mi metterò subito al montaggio di questo video. Volevo farvi vedere soltanto il prodotto che utilizzerò per struccare il viso, che è il The Calm Balm di Yepoda, questo balsamo che ormai conoscete, lo utilizzo da un sacco, lo adoro perché strucca benissimo, scioglie proprio il trucco, ma non devo andare a strofinare ed è molto delicato sulla mia pelle. E poi naturalmente rilavo il viso dopo averlo struccato sempre e vado ad usare il detergente The Bubble Double. E poi appunto mi metto subito al montaggio di questo video, così lo programmo per domani e va online alle 17:30. Quindi mia Femini, vi saluto qui, spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio gigante e come al solito il nostro abbraccio finale non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. La batteria della mia videocamera sta anche per morire definitivamente. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.